Nel 2020 il Club Alpino Italiano ha avviato un progetto per la realizzazione di un libro e di un video sul Col Quaternà, sopra Passomonte Croce Comelico. A breve uscirà un video completo, questo è un assaggio autunnale. Abbiamo effettuato riprese nelle quattro stagioni. Qui siamo tra autunno e inverno, nei pressi della Maga Col Trondo. Questo novembre io e Daniela abbiamo effettuato l'ultima escursione in questo luogo meraviglioso, seguendo la Vallorera. Il gruppo di lavoro del Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano ha individuato dei punti emblematici sui quali soffermarsi. Si parte dalla Maga Col Trondo, da dove, verso valle, si osserva un paesaggio molto ampio. Oggi la nebbia copriva il paesaggio rendendo il contesto ancora più suggestivo. Sotto di noi vi è il paese di Padova e alle sue spalle, nello sfondo, verso sud, le cime del gruppo del Tudaio Brentoni, mentre a est si protende la verde e boscosa dorsale della costa della Spina e del Col Rossone. Qui scorriamo alcune riprese immersi nel giallo dei larici e il verde degli abeti. I faggi sono di un colore rosso-marrone. Troveranno spazi argomenti quali l'inquadramento geografico e orografico, la storia geologica del Comelico, il vulcanesimo del Permiano inferiore, gli aspetti geomorfologici, il clima e la vegetazione con un focus sulle torbiere e le altre aree umide, la fauna del Comelico, la storia dell'uomo in Comelico con un focus su malghe e casere e uno sulla Grande Guerra. E ci saranno poi dei cenni sulla storia alpinistica del Comelico e una descrizione della rete dei sentieri e i punti d'appoggio e una dettagliata descrizione del sentiero naturalistico geologico del Col Quaternà.